Introduce i lavori della giornata il professore Andrea Famiglietti, vice direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano. E in qualità di componente dell'Ufficio Scuola, io mi accingo ad aprire i lavori di questa giornata di riflessione sul tema importantissimo della formazione delle nuove generazioni. Sull'azione significativa svolta in tal senso dalla scuola in collaborazione con le famiglie e le altre istituzioni, sul qualificante apporto offerto a questo processo dall'insegnamento della religione cattolica. Nell'assolvere il mio compito sento innanzitutto il bisogno di esprimere profonda riconoscenza a Papa Francesco, che decidendo di incontrare il prossimo 10 maggio a Roma, in piazza San Pietro, studenti, insegnanti, famiglie e tutti coloro che sono coinvolti nella grande avventura dell'educazione, ha inteso ribadire, come ha sottolineato la CEI nella nota di presentazione dell'evento, l'impegno e la passione della Chiesa per la scuola, sia pubblica che privata. Plaudo anche al nostro Arcivescovo Monsignor Pasquale Cascio, che con entusiasmo ha aderito alla proposta dell'Ufficio di organizzare questo incontro di studio sui temi prima sommariamente indicati, che vuole essere anche di preparazione all'appuntamento romano, ed ha partecipato fattivamente all'organizzazione della giornata. Questa, come l'evento romano, si inserisce all'interno del decennio pastorale in corso che attraverso il documento Educare alla vita buona del Vangelo sottolinea l'importanza dell'educazione per la vita della Chiesa e della società. Ringraziandoli esprimo il mio apprezzamento anche per il professor Filippo Toriello della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli, autore di numerosi scritti sull'educazione, sull'interculturalità, sull'insegnamento della religione cattolica, sulla formazione civica e democratica dell'individuo e molto altro ancora, e soprattutto lo ringrazio perché si è interessato di Don Milani in un'ultima pubblicazione che adesso mi ha fatto vedere, Don Milani che per me rappresenta punto di riferimento importante perché nel mio corso universitario la prima figura di educatore che ho incontrato e con la quale mi sono confrontato grazie all'interessamento del professor Mazzetti fu proprio Don Milani. Quindi e che insieme con noi il professor Toriello oggi parlerà nella scuola da credenti, responsabilità, solidarietà e prospettive. Io ringrazio anche le figure del mondo della scuola coinvolte, dal professor Giovanni Ferrante, dirigente dell'Istituto Superiore dei Santi di Sant'Angelo, la professoressa Margherita Calò, genitore, gli alunni Caruso e Melillo e la professoressa Gasparro, docente di religione, che porteranno all'attenzione dell'Assemblea testimonianze significative del quotidiano processo di formazione che avvita e si sviluppa nelle sedi scolastiche del nostro territorio. Ringrazio anche i componenti della Commissione Diocesana che ha lavorato all'organizzazione di questa giornata e del direttore stesso dell'Ufficio Scuola, professor Antonio Tenore, che ha ideato, promosso e seguito con intensa partecipazione la realizzazione di questo incontro. Augurandovi perciò buon lavoro, saluto tutti voi presenti, sensibili al tema proposto e perciò stesso testimoni di questa essenziale verità. La scuola è il luogo più importante della società, nel quale siamo chiamati a realizzare, ciascuno per la propria parte, quella comunità educante che forma e accompagna le persone, offrendo loro valide ragioni di vita. E questo è ancora più determinante negli anni dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza. Per questo la scuola è chiamata a ricercare stabili rapporti con tutte le realtà del territorio, che vengono così sollecitate ad offrire il loro specifico contributo per il bene dei ragazzi. La collaborazione primaria per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa deve essere con la famiglia, ma poi ci sono altri organismi e strutture del contesto, enti locali, associazioni, piani di zona, tra i quali la comunità cristiana, che può doverosamente essere interpellata. Non si tratta solo di proporre varie iniziative ed attività, ma di porre la questione del progetto umano che sottende all'intero percorso formativo scolastico e che gli conferisce significato e direzione. Per attribuire valenza educativa al processo di trasmissione culturale è necessario infatti dar vita ad un patto che mette in rete sul territorio l'apporto delle istituzioni e nel contempo riconoscere il ruolo imprescindibile delle primarie relazioni familiari e delle appartenenze religiose. La Chiesa offre alla scuola il suo servizio perché essa realizzi pienamente la propria finalità. Non si tratta solo
di proporre alcuni principi. La Chiesa offre, dalla parrocchia all'oratorio e a tutte le altre iniziative, tante proposte educative che dovrebbero coniugarsi armoniosamente nel territorio, in particolare con la scuola. Il contributo di collaborazione della Chiesa Cattolica alla scuola si realizza poi in modo particolare e istituzionale anche nell'insegnamento della Regione Cattolica. Con la proposta dell'IRC, la Chiesa intende interpretare e difendere i valori radicati nella natura stessa dell'essere umano, obbligando la scuola tutta a non potersi rifugiare nel pensiero debole e a confrontarsi inevitabilmente con la questione della verità. Non si tratta di imporre agli alunni la verità della fede cattolica, ma di invitarli a riflettere criticamente sulla pretesa di verità della fede stessa. Così l'IRC diventa uno stimolo importante per ogni altra disciplina, perché la scuola sia un luogo in cui ci si educa la passione per la ricerca del vero. Non intendo fermarmi oltre nello sviluppo dei temi prescelti, ma prima di concludere non posso evitare di salutare e ringraziare anche i giovani che hanno aderito ad un'altra proposta dell'Ufficio Diocesano e hanno partecipato al concorso bandito in occasione del 50° anniversario del Concilio Vaticano II, ai docenti che ne hanno accompagnato la fase di realizzazione, ai dirigenti che hanno assicurato la loro convinta collaborazione, a testimonianza di una profonda sensibilità per il servizio che la Chiesa offre alla scuola, perché essa realizzi pienamente le proprie finalità. Grazie a tutti dunque e buon lavoro.